Avvocato Agnes Dei, nuovo triennio e il secondo mandato a livello nazionale, cosa significa questa carica e soprattutto qual è l'apporto che ha dato nel mandato precedente che lo ha fatto poi riconfermare? È una bellissima esperienza innanzitutto e anche una grande responsabilità. E si tratta di volontariato culturale perché di questo noi ci occupiamo come ONG, però ricopre comunque una importante responsabilità perché il nome UNESCO è un nome molto impegnativo e impegna quindi noi che dobbiamo contribuire a diffondere gli ideali e i valori dell'UNESCO. È stata un'esperienza molto bella dal punto di vista personale. La gentile intervistatrice mi chiede se ho dato un contributo e spero che altri siano in grado di dirlo. Io ho cercato di dare con il mio impegno un apporto appunto in termini di presenza per quello che riguardava a livello organizzativo, essendo questo un momento di crescita della federazione. Ci sono molti club, quando io ero entrato nel consiglio erano circa un centinaio, tra un po' supereremo i 150, quindi in quasi 6 anni siamo andati molto avanti e c'è molta attenzione sul territorio ai temi dell'UNESCO e quindi questo ha impegnato noi componenti del Consiglio in maniera particolare praticamente in ogni parte d'Italia e questa credo che possa essere la più grande soddisfazione. Quali sono le mission principali del Club UNESCO? I club UNESCO hanno il compito di impegnarsi sul territorio per diffondere innanzitutto la conoscenza dei valori dell'UNESCO, perché l'UNESCO, che nasce 71 anni fa sulle ceneri della Seconda Guerra Mondiale, si poneva come obiettivo proprio quello di evitare come risultato ultimo le guerre attraverso la conoscenza più ampia possibile che ci fosse tra culture, etnie, popolazioni diverse. Quindi mai l'obiettivo della omologazione, ma l'obiettivo principe era quello del dialogo e quindi della conoscenza e del rispetto, al punto che per esempio nel calendario delle giornate UNESCO, da alcuni anni, in maggio, ce n'è una in modo particolare che valorizza le diversità culturali, che è una delle peculiarità, diciamo, dell'UNESCO. I club devono seguire questa falsariga con un impegno, diciamo, da trincea in prima linea, lì dove poi si può fare breccia e quindi in modo particolare tra i giovani. Quindi uno degli obiettivi principali deve essere quello di raggiungere le giovani generazioni e noi, per esempio, oggi siamo alla 11ª edizione del concorso scolastico regionale di poesia, lo facciamo attraverso un'iniziativa del genere, proprio perché favorendo la loro esercitazione in questa espressione artistica, cerchiamo anche di inculcare loro il concetto che la poesia non è solo un'espressione letteraria fine a se stessa, ma è un vero e proprio strumento di dialogo e quindi attraverso la conoscenza di se stessi e degli altri, cercare di migliorare la convivenza in senso più ampio.